Allora, la mia prima domanda riguarda uno dei tuoi primi progetti, Sì. che è Clarence, fondamentalmente. Ti Ok. volevo chiedere com'è nato e, insomma, che fine ha fatto poi. Clarence, oltre a essere forse tra le cose più divertenti che ho fatto fino adesso nella vita, è nato nella redazione di Cuore. Noi, io, Roberto Grassilli, Roberto Marcanti e altre persone, tra cui Davide Lodolini, volevamo creare un posto che potesse pubblicare anche perfino le cose che Cuore non poteva o voleva pubblicare. E ci siamo inventati questa community sul web. L'abbiamo voluta chiamare Clarence perché Clarence è l'angelo della vita meravigliosa, che dimostra al personaggio principale del film, quanto sarebbe diversa la vita delle persone che ama se non ci fossero, se lui non ci fosse stato, e ci sembrava un concetto perfetto per la community. E, guarda caso, Clarence è capitato proprio in periodo della bolla New Economy, per cui è partito tutto da un articolo sul Corriere che diceva che eravamo in vendita. In realtà cercavamo solo qualcuno che ci finanziasse il progetto, però si è diffusa la voce e a quel punto siamo diventati una sorta di preda ambita per vari investitori, e alla fine siamo finiti prima con una multinazionale svedese che poi è stata acquistata da Lycos. Poi noi abbiamo riacquistato in modo abbastanza folle per proteggere le persone che ci lavoravano, abbiamo riacquistato Clarence, e dopo, per ultimo, l'ha acquisito Dada. Oggi credo che Clarence faccia parte di Buongiorno, no? Perché è finito con la parte di Dada che è stata venduta, però non saprei, ho perso un po' le tracce. Chiarissimo, quindi insomma, sì, si sono perse le tracce di questo progetto. No, c'è ancora, però ci sono vecchie pagine, insomma, era già diventato una specie di portale per suonerie quando qualche anno dopo ce ne eravamo andati. Invece era nato come portale satirico, una community tra l'altro tra le più popolari sul web. Sì, era più una community, poi ha avuto anche degli angoli satirici, in parte gestiti da Lia Celi, in parte dalla redazione, e poi pian piano, perdendo un po' la gente che l'aveva fatto, è diventato un portale normalissimo. C'era anche Jenna, mi sembra. C'era Giuseppe Genna, c'era Stefano Porro, Maurizio Pluda, c'era Fossati, c'erano parecchie persone, c'era Gianmarco Neri, parecchie persone che gestivano un po' la redazione. Oggi non so se un portale potrebbe permettersi di assumere una redazione completa per poter andare online. Chiaro. Ripercorrendo poi ancora un po' delle cose che hai fatto. Tu sei stato anche un autore per Camera Caffè. Sì, per 2 anni, grazie a Christoph Sanchez, mi arrivò una telefonata: vuoi diventare autore di Camera Café? Io peraltro l'avevo visto e non visto, che fa un po' te sento e non te sento, però mi sono informato, è stato anche quello un periodo molto carino perché si lavorava praticamente giorno e notte, bisognava sfornare copioni che poi venivano recitati da Luca Palo e dagli altri attori nel giro di poche ore. È stata un'esperienza molto carina. Poi, in realtà, a me piacciono molto i dialoghi, lo dimostra il fatto che poi ho scritto un libro che è solo dialoghi, e quindi lì è il paradiso, no? Per chi vuole scrivere quel tipo di cose. Ecco, parliamo un po' del tuo libro, Sì. che è stato pubblicato nel 2010, giusto? Sì. Ah, così. Dimmi, dimmi, ti do carta bianca. Il libro in realtà, grazie. Il libro è in realtà è iniziato come omaggio a Douglas Adams. In realtà è stato a origine da una scommessa con Giuseppe Genna. Lui sosteneva che dovessi scrivere un qualcosa sullo stile della guida galattica dell'autostoppista di Douglas Adams, e io sostenevo con Genna, e ancora lo credo, che non si possa scrivere niente di lontanamente equiparabile a quello che scriveva Adams. Però una sera, considerando la mia insonnia, mi sono detto: sarebbe bello scrivere un capitolo del libro ogni sera prima di andare a dormire, piuttosto che casseggiare o guardare serie TV, magari inutili. Ce ne sono alcune belle, ma altre inutili. E allora mi sono
messo lì a buttare giù un titolo, e dal titolo è venuta fuori tutta la storia. E devo dire che l'ho riletto poco fa, perché in una sera in cui non avevo campo, mi sono preso l'iPad e mi sono dovuto rileggere da solo, che per molti può essere anche una sorta di punizione. E in alcuni punti mi sono sorpreso anche a sorridere di nuovo, quindi era carino. Ottimo, dove si può trovare questo libro? Credo ancora in libreria, voglio sperare che non l'abbiano mandato un anno. No, in libreria, se no, ho visto che vendono l'ebook, di cui non sapevo niente, sono stato molto sorpreso. Però credo che su Amazon Italia, su Rizzoli o su uno qualsiasi dei siti che vendono libri si possa trovare. Ok. Questo è giusto se ai nostri lettori volessero recuperarlo. Dimenticavo che era partito come esperimento, per cui io pubblicavo sul blog e su Facebook capitolo dopo capitolo, cosa che è stata molto utile, un esempio di community writing. Community writing, appunto, e per cui, visto che hai toccato questo argomento, ti volevo chiedere che cosa ne pensi della nuova editoria, visto che sembrava che pubblicassi in tempo reale, se non sbaglio. Sì, in realtà pubblicavo a fine capitolo ogni giorno, e una volta, grazie a Google Wave, ho provato a scrivere proprio in tempo reale con la gente che mi vedeva picchiettare, non so come si dica, sulla tastiera, e vedeva le lettere apparire. La cosa bella è che molti hanno fatto l'editing, quindi considerando che era un dialogo, mi mettevano i corsivi, mi mettevano i grassetti, correggevano le parole. Ovviamente c'era anche la possibilità che qualcuno arrivasse e sputtanasse tutto, ma Google Wave permetteva di riprenderlo. Google Wave ha avuto la fortuna che sappiamo, però devo dire la verità che avere un ritorno in tempo reale, su una cosa che scrivi, se fa ridere o non fa ridere, se è bella o brutta, se fa pensare o no, era talmente fondamentale che quando l'editore mi ha detto: vabbè, basta, non pubblicare più online, altrimenti metti il finale e poi nessuno compra il libro, a me è mancata quella parte. Insomma, era come avere tanti correttori di bozze, insomma, quasi. Pubblico davanti, che tu improvvisi delle battute e vedi se ridono o no, insomma, è abbastanza importante. Chiarissimo, per cui riprendendo questa storia, appunto, che è una specie di editoria agli albori del crowdsourcing, diciamo. Sì, e poi non so come si svilupperà. Io usavo tutti i mezzi che erano disponibili a quel tempo, che poi era un anno fa, 2 anni fa. Lo consiglio agli scrittori e sarebbe bello che si sviluppassero dei tool in questo senso. Ci sono tanti esempi, questo è uno probabilmente dei più eclatanti di nuova editoria, di nuovi modi di scrivere. Qual è la tua opinione al riguardo? Ma che allora, ci sono tanti esempi e bisogna usarli davvero, perché uno dei modi oggi per dire: vabbè, lancio un libro, sai che cosa facciamo? I giornalisti ci cascano sempre quando parli di rete, allora scrivi il primo libro realizzato su Facebook. Non ho ancora letto, ma vedrai che ci sarà da qualche parte del mondo il primo libro scritto su Twitter a 140 caratteri per volta. Peraltro non sarebbe male, qualcuno sicuramente l'ha già fatta, però insomma, basta che non sia soltanto un mezzo per poter fare il comunicato stampa, ma se si impara a utilizzare veramente la rete per quel che dà, cioè, quindi io ho tenuto un corso di scrittura su come utilizzare la rete per scrivere dei romanzi, e in realtà pochi di quelli che c'erano sapevano che puoi usare Street View per descrivere i posti dove non sei andato, che la rete serve per verificare tantissime cose che tempo fa non c'era. Quindi non c'è bisogno per forza di scrivere tutto il romanzo sulla rete, la si può utilizzare anche in maniera molto intelligente per coprire tutte quelle pecche che normalmente uno ha. Chiaramente, peraltro, insomma, significa metterci dentro più contenuto e meno mezzo, diciamo. Sì, assolutamente. Vuol dire che alla fine tu puoi scrivere un libro perfetto, su un'epoca in cui non hai vissuto, semplicemente andando in rete. Prima dovevi essere un po' un topo di biblioteca, dovevi andarti a vedere, a leggere chissà quanti libri sul tema, aver studiato tantissimo. Ora non dico che non bisogna studiare, ovviamente serve anche quello, però recuperare informazioni è molto più facile e dovremmo sfruttarlo per quel che è.
Ho letto recentemente, peraltro, qualcuno che aveva scritto su Twitter che mentre leggeva andava su Street View a controllare, quindi anche al contrario, no? Dalla parte del lettore, se effettivamente le descrizioni erano accurate. Sì, è successo anche a me. Siccome uno sa di avere lettori stronzi, allora quando ho riportato degli indirizzi, sono andato a vedere che fossero giusti, che in Street View i dettagli fossero descritti bene. In realtà poi uno dei posti che avevo descritto, ovviamente c'ero anche andato, però sono tornato a ricontrollare. In un caso addirittura do le coordinate GPS e qualcuno mi ha detto che sono un filo spostate rispetto al vero obiettivo. Wow, Eh? wow, dico solo questo. Andando avanti, ti volevo chiedere di dirmi qualcosa a proposito della tua esperienza in Radio 2. Ah, beh, continuo a dire, ah, è il più bel lavoro che ho fatto. È uno dei più bei lavori che ho fatto. Grazie a Renzo Ceresa che mi ha messo il microfono davanti. E in realtà Radio 2 ci aveva chiesto un progetto di un format per un periodo estivo che era normalmente coperto dalle Olimpiadi. Pare che sia piaciuto così tanto che invece di andare solo su internet l'hanno mandato in onda. Quindi io e la Laura l'anno prima, poi anche con Cinzia Spano, ci siamo trovati in onda, in diretta per tutta l'estate e devo dire senza alcuna pressione. Noi arrivavamo e con un minimo di redazione decidevamo di che cosa parlare e senza alcuna pressione o influenza. E insomma è stato veramente molto bello perché poi. Insomma, un conto è fare radio sul web e farla a cazzeggiamento libero. La radio normale ha delle regole, ha una grammatica che devi rispettare e che è utile imparare, perché è vero che si dice: ah, ma no, ma noi radio web cambiamo tutto e non abbiamo gli slot, non è detto che si debba fare il parlato o viceversa la musica. Invece, alla fine serve sapere come viene fatta la radio vera. Ha un sacco di regole che devi rispettare, c'è un motivo per cui le devi rispettare, poi tu decidi sul web quali usare e quali no. Il che mi porta a chiederti ovviamente qualcosa a proposito di Radio Nation e della nascita di Radio Nation. Adesso non ricordo esattamente la data, però io ricordo di aver installato questo software che è gratuito e si chiama Shoutcast, che ancora oggi viene utilizzato sia da noi che da milioni di radio in tutto il mondo. E per provarlo, iniziai a mandare degli MP3 e mi misi un microfono. E annunciai sul blog che stavo facendo questo esperimento e molti seguirono dando consigli, dicendo: guarda che all'inizio del blocco devi dire l'ora, così che la gente capisce che sei in diretta o cose del genere. Mi ricordo che Mantellini da qualche parte ha scritto un post su questa prima serata. Ed è stato talmente bello e talmente comunitario che a un certo punto ho detto: vabbè, visto che il server ce l'ho, facciamo che questo sia un appuntamento ricorrente, chiamo anche degli amici che poi sono passati tanti negli anni, ormai sono quasi 8-9 anni, credo, che la facciamo, ci sono state delle ondate diverse. E poi abbiamo anche detto, vabbè, visto che il server c'è, noi non trasmettiamo 24 ore su 24, perché non proviamo a rendere disponibile il canale o i canali alla comunità, insomma, che la comunità provi a proporre qualche cosa. E grazie a Fran, cioè Francesca Fiorini, che sta coordinando i tre canali, si è creata questa community di Radio Nation che in realtà vive al di là di me. Io sono quello che ha messo disponibile il server, ma loro sono quelli che fanno tutto il mestiere, quindi molto spesso li si trova online, c'è un palinsesto, ci sono. Credo che Fran faccia dei provini cattivissimi, per accettare o no, per definire quali sono gli slot.